Ben ritrovati a tutti i telespettatori di Classy NBC a questa puntata speciale. Noi siamo in diretta da Verona. Sono qui in mia compagnia Carlo Alberto De Casa, Giovanni Cuniberti e Stefano Fanton per fare un po' il punto di quanto sta succedendo in queste settimane, in questi giorni, anche sui mercati finanziari. Noi stavamo parlando prima della pausa proprio del rapporto tra euro e sterlina britannica. Va la parola a Carlo Alberto De Casa se vuoi concludere il tuo discorso. Allora, il 2016 è stato l'anno del crollo per quanto riguarda la sterlina, anche per via delle news legate alla votazione della Brexit. Partirei proprio analizzando, prima di entrare su euro sterlina, partirei da sterlina contro dollaro per cercare di capirci qualcosa di più su cosa attenderci e su quello che è lo scenario generale. Ecco dunque il grafico che volevo mostrarvi è un settimanale per quanto riguarda sterlina dollaro e si vede chiaramente il trend di fondo almeno di lungo termine con una sterlina che continua a perdere dall'1,70 del 2014, il massimo seguente poco sopra 1,50. Ancora siamo nel giorno della Brexit, qua siamo al giugno del 2016, ancora abbiamo, ecco, questa è la candela settimanale della Brexit con dei massimi sopra 1,50, l'ultima volta che il pound è valso una volta e mezza il dollaro. Questa candela devastante con i mercati che il giorno dopo, molti di voi sicuramente ricorderanno alcune piazze europee che non riuscivano a far prezzo nei primi minuti per poi aprire a meno 10. Ecco, in questo scenario abbiamo il voto della Brexit e il pound che crolla da 1,46-1,48 che crolla a 1,35. Dopodiché c'è una fase di paura, il grande panico dell'estate 2016 quando il gold, forse anche questo ve lo ricorderete, tocca i suoi massimi degli ultimi 3-4 anni a 1,375, per poi avere il pound che continua a perdere terreno. Nuovo attacco ribassista al pound sul finire del 2016, ma sono gli ultimi colpi. Ecco, fra l'ottobre e il dicembre altri tentativi di svalutare la sterlina, anche un flash crash col pound che perde il 5-6% nel giro di pochi minuti, e poi da 1,20 parte la rimonta della sterlina. Perché questo trend è importante? È importante perché il mercato, perché è un'inversione di tendenza, ma anche perché il mercato lo vede in maniera chiara e tonda. E ancora una volta, a volte ci complichiamo la vita cercando dei trend difficilissimi, andando a nascondere il prezzo. Una volta mi ricordo che a un evento di AT Trades un trader mi chiese: ma mi scusi, c'è qualche modalità per nascondere il prezzo e vedere solo gli indicatori? Può darsi ci sia, però di fatto siamo un po' lontani dalla realtà, perché gli indicatori, il grafico dovrebbe essere basato sul prezzo, non sul nascondere il prezzo e mostrare qualcos'altro. Ecco, questa trend line che da 1,20 porta il prezzo di sterlina dollaro del cable a 1,43-1,44 quasi a metà aprile è molto molto evidente, la stiamo vedendo dal settimanale, ma dal daily sarebbe ancora più evidente, così come è evidente la rottura che arriva nel mese di aprile, quando le quotazioni mettono a segno 6 settimane consecutive di ribassi, andando a cambiare l'impostazione grafica che aveva contraddistinto tutto il 2017 con la sterlina in rimonta. Tra l'altro, Carlo Alberto, tu hai sede a Londra sostanzialmente. Ho sede a Londra, ho seguito anche per diverse testate italiane le vicissitudini legate alla Brexit e quello che sarà il futuro britannico, o meglio. Ma senti un po', com'è il clima al momento? Ma il clima è variegato, variopinto, perché da un lato c'è chi spera ancora che non capiti nulla, dall'altra c'è la realtà dei fatti. La realtà dei fatti è abbastanza evidente, cioè Londra e il Regno Unito perderà il passporting, penso che visto che parliamo di probabilità, e mi è piaciuto molto il discorso di Stefano, anzi ho letto anche i suoi libri dove ben spesso si parla di probabilità, ho letto e apprezzato i suoi libri, quindi è chiaro che nei mercati, così come in questioni politiche come quella della Brexit, parliamo di probabilità. Subito dopo la Brexit io penso che avevamo magari un 50% o 60, non so, un 40% che le questioni si risolvessero senza che il passporting dovesse saltare. Cosa vuol dire passporting? Passporting è
e anche legato al fatto che le aziende britanniche possano lavorare con i clienti europei per quanto riguarda il mondo della finanza. Dopodiché queste probabilità si sono via via assottigliate e siamo arrivati ad averle un po' lumicino, quindi ora come ora le possibilità che il passporting resti secondo me sono inferiori al 10%. La stessa Theresa May aveva detto che non intendevano negoziare nemmeno per Londra. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che le aziende finanziarie di Londra, che sono più di 1 milione di persone occupate nella City, molto probabilmente non potranno lavorare con i clienti europei, salvo se dover trovare escamotage o altri cappelli istituzionali come aziende europee per poter lavorare con i clienti europei. Quindi a Tittoria c'è già una sede milanese, ma ne aprirà un'altra per le vicende legate alla Brexit, anche perché il mercato italiano e tedesco sono due dei mercati chiave, dei mercati centrali, l'Europa tutto per Tittoria è fondamentale. Quindi stiamo vivendo da protagonisti coinvolti, mettiamola così, e senz'altro Tittoria avrà una sede aggiuntiva per far fronte alle vicende della Brexit. Però se Tittoria dovrà spostare qualche decina di dipendenti in Europa, chiaramente penso che Deutsche Bank ha altri problemi di questi tempi, ma penso che dalla stessa Barclay a Deutsche Bank alle grandi banche anche americane dovranno spostare numeri ben più ampi, e questo lascia pensare che le ripercussioni per il Regno Unito saranno significative. Ecco, questo è un po' il quadro che vediamo. Attenzione però, perché il voto della Brexit è stato il 23 giugno del 2016, dopodiché l'articolo 50 è stato invocato nel marzo del 2017, quindi la scadenza di questi 2 anni è fissata per il marzo 2019, però il Regno Unito ha già comprato tempo, e questo è un fattore che ha dato slancio alla sterlina nei mesi scorsi. Perché il Regno Unito è riuscito a comprare 1 anno e 3 quarti, cedendo alla maggior parte delle richieste dell'Unione Europea, ma è riuscito ad avere 1 anno e 3 quarti, non i 2 anni aggiuntivi che voleva, ma 1 anno e 3 quarti. Cosa vuol dire? Che di fatto la Brexit sarà operativa al 100% non dal marzo del 2019, non quindi fra meno di un anno, ma fra 9 mesi scatterà un altro 1 anno e 3 quarti, di periodo di grazia, comunque è stata dilazionata, spostata nel tempo, portando il tutto dal marzo 2019 alla fine del 2020. Questo anche per le aziende è fondamentale, perché vediamolo cosa vuol dire per Tittoria. Vuol dire che Tittoria, prima di questa dilazione, di questo spostamento in avanti della scadenza vera e propria della Brexit, avrebbe dovuto essere operativa al 100% in una sede europea, che sia Amsterdam, che sia Milano, che sia Dublino, che sia Parigi o Francoforte, per poter operare con i clienti europei. Questo nel marzo 2019. Invece con questo spostamento avanti nel tempo, tutto ciò finirà il 31 dicembre 2020, quindi parliamo del 1 gennaio 2021. Ecco, per le aziende questo significa che le probabilità di una Brexit traumatica sono un pochino più basse, o quantomeno sono dilazionate, sono spostate nel tempo. Questo per raccontarvi un po' l'inside di come viviamo noi la Brexit, oltre ai timori legati a quelli che potrebbero essere i cambiamenti dei diritti dei cittadini europei, che è anche una delle questioni sul tavolo, il fatto di avere l'assistenza medica, essere trattati, che gli europei siano trattati esattamente come i britannici. Per il sottoscritto non cambia nulla, perché sono a Londra da più di 5 anni, quindi potrei chiedere anche il passaporto, ma cambia per gli eventuali ragazzi che arrivassero a Londra con meno di 5 anni di permanenza nel Regno Unito. Tornando strettamente ai mercati, quello che abbiamo visto per quanto riguarda il cambio sterlina dollaro è un cambio, cambio di direzione, un'inversione abbastanza significativa. Non credo si possa parlare di un doppio massimo in area. O quantomeno, se vogliamo parlare di un doppio massimo, è abbastanza sporco, sì. A parer mio. Un doppio massimo. Potrebbe esserlo, lo vedrei, guardando il daily, Stefano, lo vedrei con quello toccato a 1,42 a gennaio su sterlina dollaro, sì, sì. Ma non mettendo quello di gennaio e quello di aprile. Però l'inversione di trend è significativa. Due parole le vorrei spendere. Se Stefano prima diceva che Saipem era molto interessante dal punto di vista tecnico,
altresì molto interessante dal punto di vista tecnico lo è anche euro sterlina, che è uno dei più, a parere mio, uno dei più tecnici, uno di quelli anche più belli da seguire. È vero, c'è un conflitto di interesse perché vivendo a Londra mi interessa particolarmente cosa capita sull'euro sterlina, però lo ritengo molto interessante e essere arrivato a 0,70, 0,69 nel 2015, abbiamo avuto da 0,70, che vuole dire che con una sterlina acquistavi 1,44 euro, un crollo del pound che l'ho portato fino a oltre 0,90, vuole dire che prima compravi 1,40 euro, poi dopo ne compravi 1,10, una svalutazione del 25%. Adesso si è assestato fra 0,87 e 0,90, anche se la tendenza di fondo, e qui sono curioso di sentire anche l'opinione dei colleghi, è quella di un tendenziale apprezzamento del pound. Però questi movimenti molto lenti insomma ci spiegano un po' quello che è il sentiment del mercato. Io vedo una sorta di canalone che probabilmente vedete anche nel grafico sullo schermo. È un pound che tende a recuperare, ma non ha quell'esplosività per tornare anche solo in area 83, che sono i valori della pre-voto francese, pre-Macron, pre-vittoria di Macron sulle Pen. Quindi un pound che si apprezza, ma con un'estrema lentezza nei confronti dell'euro, in attesa di una nuova chiara direzionalità. Siamo ancora fra 87,90. E anche se la 90 non l'abbiamo più vista ormai da tempo. Stefano? Sì, qui bisogna fare una considerazione proprio di tipo qualitativo del movimento. Da 0,70 a sopra 0,90, da 0,90 una bella discesa fino a 0,82-0,83 e poi di nuovo il test di 0,90, si crea un doppio massimo bello, pulito, che vedono tutti. Da questo doppio massimo i prezzi scendono velocemente e poi, invece di innescare un nuovo trend ribassista, che ci poteva anche stare graficamente, lateralizzano a bassa volatilità, come ha detto giustamente Carlo. Qual è il sintomo grafico di questo movimento? Significa che il grafico sta scendendo non perché viene venduto, ma perché non viene comperato, che se vogliamo è un sofisma, ma sta a significare che è più probabile che il mercato si ridirezioni verso quota 0,90 rispetto a quota 0,85. Questo perché, siccome il grafico è bello pulito, la formazione è bella pulita, quando questo non scatena movimenti direzionali, evidentemente significa che il mercato ha trovato una soglia di equilibrio e non c'è tutta questa voglia di farlo scendere, quindi è più probabile 0,90 che 0,85, quindi concordo con quanto detto con Carlo. Sono rimasto anche molto colpito dalle parole di Carlo in merito a quella storia dell'analista che ha chiesto: ma è possibile nascondere il prezzo del grafico, lasciare solo gli indicatori? Beh, è una cosa che chi comincia a fare analisi grafica sente quasi come fisiologica, un bisogno enorme di avere indicatori, medie, oscillatori, ma effettivamente, se notate nelle discussioni che tutti i colleghi fanno nell'analizzare un grafico, viene sempre di più citato il grafico settimanale. Questo è un time frame che io vi consiglio di osservare un po' su tutti gli asset in generale, perché nel grafico settimanale c'è proprio l'equilibrio ragionato tra l'apertura e la chiusura di una settimana di quotazione, che lascia poco spazio quindi all'emotività della singola giornata. Pensate al movimento dell'indice FTSE MIB di lunedì, più 4%, noi vedremo a fine settimana come questo più 4% magari verrà sulla barra settimanale ad essere magari riassorbito, a lasciare magari delle shadow abbastanza pronunciate o meno, e questo diventerà un'indicazione della qualità appunto del movimento. Ricordo una cosa: molti, quando operano nei mercati finanziari, sono un po' spiazzati dall'uscita della notizia e poi dal movimento del mercato, che spesso è opposto alla notizia stessa, ovvero c'è una notizia molto bella che tutti si aspettavano, avviene questa notizia e poi il mercato, invece di salire, scende, e tutti dicono: come è possibile che sia avvenuta questa cosa? Bene, bisogna ricordare una regola generale sui mercati, che è abbastanza semplice ma non viene mai ricordata abbastanza: i mercati temono le attivazioni di nuovi rischi. Questo è fondamentale. Quando viene a mancare un pericolo, quando viene a mancare l'attivazione di un nuovo rischio, e il mercato aveva magari già scontato
questa cosa, è evidente che il mercato non risponde alle logiche delle notizie come si è abituati a seguirlo quando questo nuovo rischio si presenta per la prima volta. Pensate all'incontro che c'è stato stanotte tra il presidente americano e il leader della Corea del Nord. In altri tempi questo incontro avrebbe fatto schizzare le borse in una maniera incredibile, perché la pace in quell'area di del nostro mondo, i venti di guerra che si allontanano e via discorrendo, ma era una notizia che di fatto era già ampiamente scontata, quindi esattamente non si è mosso neanche l'oro. Quindi in realtà, più che nascondere il prezzo e abbandonare gli indicatori, consiglierei gli ascoltatori di imparare a guardare il fondo del mercato su un bel grafico settimanale e a cercare di capire se il mercato effettivamente sta salendo perché viene comperato o perché non viene venduto, e viceversa se sta scendendo perché viene venduto o perché non viene comperato. Usando una metafora, leggere i mercati utilizzando gli indicatori è come voler stimare la velocità dal contachilometri di un'auto. Effettivamente il contachilometri ci dà la visione precisa di quella che è la nostra velocità in termini di chilometri all'ora, ma è solo dalla visione che abbiamo dal vetro dell'autovettura che vediamo se la velocità è adatta al contesto in cui si sviluppa, perché andare a 100 km all'ora in autostrada probabilmente crea dei problemi di congestione, perché si va troppo piano. Andare 100 km orari in una strada normale, viceversa, comporta senz'altro l'arresto immediato. Quindi di fatto qual è la regola che possiamo avere nei grafici? Quella di usare dei time frame grandi per vedere appunto la direzione di fondo del mercato. Quindi l'esempio di Carlo mi ha molto colpito, perché effettivamente credo che sia una richiesta che molti hanno, quella di nascondere il prezzo, ma perché il prezzo parla alla fine, carta canta, il prezzo parla sempre, ecco. Benissimo, ci spostiamo da Giovanni Cuniberti, perché veramente i temi da toccare oggi sono tantissimi e ovviamente non possiamo non parlare di spread, di BTP. Ormai spread BTP Bund, siamo stabilmente sulla soglia dei 230 punti base, sostanzialmente con un rendimento del decennale italiano al 2,80, la vedo io. Cosa sta succedendo e a che cosa bisogna guardare se uno vuole operare, magari anche sullo spread? Come si può fare? Per risponderti a questa domanda faccio un passo indietro e riprendo una questione che mi ha chiesto un mio nuovo cliente la scorsa settimana. Mi ha detto: Cuniberti, c'è un porto sicuro negli investimenti? La risposta oggettivamente è no, perché anche lasciare i soldi sul conto corrente in liquidità, il rischio, oltre a quello dell'inflazione, è anche quello legato a una potenziale patrimoniale, che mi auguro non ci sia mai, ma lasciare i soldi anche sul conto corrente ha dei rischi. Quindi purtroppo il porto sicuro non c'è. Però ci sono degli accorgimenti che ci possono permettere prima di tutto di fare una pianificazione finanziaria, ma permettono di conoscerci meglio. Sia in ottica di portafoglio sia in ottica di trading, la prima domanda da porsi probabilmente è: quanto posso permettermi di perdere? Cioè, qual è la cifra per cui se io perdo la mia vita non cambia? Da questo piccola domanda, poi potremmo parlarne probabilmente per un'ora, quindi non è la sede giusta per farlo, però da questa piccola domanda possono innescarsi dei ragionamenti per cui io riesco a creare un asset allocation oppure una strategia di trading che mi fa approcciare il mercato senza ansia, e questo è fondamentale. È fondamentale perché quello che abbiamo assistito sui BTP nell'ultime settimane è oggettivamente stato un vero e proprio attacco all'Italia. Sappiamo benissimo i motivi, quindi il rischio che il nuovo governo vada verso uno scontro contro l'Unione Europea e contro l'euro. I BTP hanno, soprattutto la curva, la parte breve della curva, è schizzata di 150 punti base di rendimento, creando delle turbolenze che si sono viste anche sul mercato azionario italiano e anche su tutto quello che è il settore bancario. Quindi da il 2 maggio all'11 giugno questo allargamento dei rendimenti è stato poco per volta assorbito. C'è una slide interessante che purtroppo non possiamo proporre, ma se qualcuno la volesse vedere vi posso poi inviarla via mail senza problemi. Ho individuato tre aree di rischio particolarmente interessanti sul rendimento del BTP. Quindi c'è quest'area, chiamiamola di incertezza, dove siamo nello stato attuale, che va da un rendimento del 2,6 al 3,6%. Sopra il 3,6, 3,7 il rischio diventa veramente corposo, quindi evidentemente qualcosa non va.
e possiamo iniziare a farci delle domande se è il caso di tenere o no BTP, CCT in portafoglio. Sotto i 2,50 invece ritorna una sorta di stabilità e di tranquillità, per cui posso potenzialmente incrementare le posizioni. Se andiamo a vederlo dal punto di vista grafico, il BTP, non so se riesci a mettermi un grafico a 4 ore, il BTP ha fatto uno sporco doppio minimo. Perché dico sporco? Perché noi sappiamo che il doppio minimo nasce dopo una fase discendente dei prezzi, vengono realizzati due minimi sullo stesso livello e poi tendenzialmente si va a comprare il punto più alto compreso fra i due minimi, quindi il massimo compreso fra i due minimi è una potenziale occasione di acquisto, con stop loss sotto il doppio minimo. In questo scenario siamo attualmente a metà del guado, quindi sono stati fatti in un grafico 4 ore questi due minimi sul BTP e poi è ripartito verso l'alto senza rompere i massimi. Siamo in una situazione in cui il rendimento non è ancora sceso sotto il 2,4, però è un'area che si sta avviando, soprattutto grazie alle ultime candele degli ultimi giorni che sono state accompagnate anche da forti volumi, è un'area che potenzialmente è stata un'area di acquisto. E a seconda dell'approccio posso decidere se iniziare a incrementare un portafoglio con BTP e CCT. CCT se voglio stare più tranquillo, perché essendo a tasso variabile sicuramente sono meno soggetti a un possibile cambio di politica monetaria da parte della BCE, oppure se voglio stare più tranquillo aspetto il ritorno sotto un rendimento del 2,50, che significa sul nostro future salire sopra i 130 punti. In questo contesto però c'è un altro tassello fondamentale per ridurre il rischio. L'altro tassello fondamentale è cercare di dare il giusto peso ai titoli di Stato italiano. Quindi una regola tendenzialmente che vale bene per tutte le asset class è mai superare il 10% del proprio patrimonio investito su una determinata area geografica o un determinato asset. Se questa soglia è al di sotto, potrebbe essere interessante analizzare i BTP, perché sono soprattutto dopo le parole di Tria nel weekend, possono essere soggetti a un rientro del rendimento. Per concludere e rispondere alla tua domanda, si può lavorare in spread? Sì. Possiamo comprare BTP e shortare Bund nel caso in cui puntiamo a un ritorno sotto i 200 punti base dello spread. Non è facilissimo da implementare se non ho capito bene i meccanismi di uso dei CFD o dei future, però è una strategia dove in questa fase di mercato, invece di ridurre i rischi, probabilmente li aumento. Perché? Perché ci avviciniamo al meeting della BCE, ci avviciniamo a un possibile quantitative easing, quindi ritengo molto pericoloso andare a investire su obbligazionario a tasso fisso. Secondo me è molto più utile aumentare il proprio portafoglio e lavorare anche in ottica di trading su obbligazionario a tasso variabile, e quindi lavorare in spread in questa fase la vedo più come un rischio rispetto a un'opportunità. Lo spread e il BTP vanno analizzati per chi ha in portafoglio, chi vuole mettere in portafoglio ovviamente i titoli bancari italiani. I volumi degli ultimi giorni, come ha detto prima bene Stefano, sono stati molto importanti, ci sono state delle occasioni grafiche interessanti, non siamo in ritardo, perché basta vedere, prendere qualunque tipo di bancario, la possibilità di crescita è ancora notevole, visto il drawdown che c'è stato negli ultimi giorni, però la correlazione che c'è tra il rendimento di BTP, spread e azionario bancario italiano è molto connessa, quindi bisogna analizzare lo scenario e vedere i rendimenti per poter anche operare sulla. Tra l'altro sto vedendo qui dal sito di CNBC, molto interessante, che i CDS italiani a 5 anni hanno raggiunto anch'essi 230 punti, quindi uguale al BTP decennale. Ma voglio chiedere un parere sullo spread anche a Carlo Alberto De Casa, e magari tocchiamo anche velocemente, perché siamo in chiusura di blocco, abbiamo circa 5 minuti, sempre settore bancario, perché ieri andava molto forte. Allora, lo spread è stata una delle parole di nuovo masticate dai media nelle ultime settimane. In realtà non è nulla di eclatante, cioè non è qualcosa che fa fallire un paese nel giro di poche settimane, perché sostanzialmente va soltanto a pesare sulle nuove emissioni. È però un segnale evidente del fatto che i mercati avessero una certa sfiducia, una certa paura dopo che era trapelata la bozza
con la possibilità della richiesta di non pagare una parte del debito e anche una serie di promesse elettorali che i mercati hanno interpretato come difficili da essere realizzate, perché il costo della flat tax è di 50 miliardi verosimilmente, che sono 3 punti percentuali di PIL, piuttosto che il reddito di cittadinanza un altro 20 miliardi, quindi i mercati hanno visto se realmente si va nella direzione di fare quello che è stato promesso in campagna elettorale, è difficile mantenere gli impegni presi a livello finanziario, e questo ha un po' spaventato i mercati. L'intervista di Tria nel weekend, ma anche le rassicurazioni, una serie di tweet e di parole da parte dei politici hanno invece calmierato decisamente le acque, quindi di fatto si è andati a portare nuovamente l'Italia decisamente dentro i ranghi, mettiamolo in questa maniera, e abbiamo avuto un'Italia nuovamente comprata, quindi il fatto di far vedere che almeno dal punto di vista economico probabilmente non tutte le promesse elettorali saranno portate avanti e non nelle modalità promesse, perché non ci sono i soldi, e questo ha fatto sì che l'Italia tornasse a essere acquistata, tornasse a essere comprata sui mercati. Per quanto riguarda il comparto bancario, l'avanzata di ieri, che se non sbaglio ha superato i 5 punti percentuali, è senz'altro... Ma vogliamo andare a vedere qualche titolo? Non so se qualcuno ha qualche titolo di cui vorrebbe chiedere, bancario, nello specifico? A me in trasmissione chiedono spessissimo Unicredit. Io stavo andando su Intesa, quindi ovviamente sono subito partito. Ah, va bene, allora siamo lì, va bene. Partiamo da Intesa, quindi? No, aspetta che arrivo subito con l'azionario, mettiamo... Beh, potremmo vedere già come performano oggi. E allora, abbiamo detto Unicredit. Dai, mentre la carichiamo, allora colgo l'opportunità, facciamo un attimo una pausa, ma torniamo subito, restate con noi.